Il progetto è firmato dall'Unione Musicale Trapanese in collaborazione con 22 esercenti del centro storico ed è volto a regolamentare con regole condivise tanto la diffusione musicale attraverso strumenti di riproduzione che le esecuzioni di musica live. Sarà vietata infatti all'interno dei locali la diffusione mediante casse acustiche di musica da discoteca, sono invece consentiti gli altri generi di musica ed è possibile organizzare concerti dal vivo con una durata massima di 4 ore che dovranno terminare entro l'ora. Ad illustrare il piano regolatore della musica sono stati nel corso di una conferenza stampa il consigliere delegato dell'Unione Musicale Trapanese Giovanni De Santis e il sindaco di Trapani Vito Damiano. Abbiamo voluto fare un parallelismo tra la città fisica che dovrebbe reggersi su uno strumento di pianificazione urbanistica e la città metafisica della musica che dovrebbe avere come centro l'equilibrio acustico e quindi uno strumento di pianificazione acustica. Abbiamo voluto proprio provare insieme ai commercianti del centro storico, amministrazione comunale, di concerto, elaborare un regolamento che rendesse l'emissione musicale dei locali compatibili con la natura dei luoghi, con chi abita nel centro storico, con chi viene a fare turismo negli alberghi. Quindi abbiamo stabilito tutta una serie di regole insieme ai commercianti che verranno trasfuse in un'ordinanza del sindaco e credo che dalla settimana entrante consentiranno in centro storico di godere dei monumenti, delle bellezze di Trapani senza dover assistere alle guerre acustiche tra locali a cui abbiamo assistito negli anni scorsi. L'ordinanza l'ho appena firmata questa mattina, quindi diciamo che è già esecutiva. Vorrei ridimensionare un tantino. È chiaro che l'esigenza che avverte l'ente Luglio Musicale con il progetto che è stato portato avanti d'intesa con l'amministrazione, quella di fare Trapani città mediterranea della musica, di musica buona, di musica di livello, deve essere inserita in un contesto più ampio che è quello dell'ordinanza sindacale. Quindi dobbiamo rispettare determinate regole che sono imposte dalla legge, che sono imposte dai regolamenti comunali, quindi va rivisto in quest'ottica. Quindi all'interno di questa ordinanza sindacale ci sarà la possibilità, visto che c'è anche condivisione da parte degli operatori, ci sarà la possibilità per gli operatori di proporre una buona musica ai loro clienti e quindi evitare quello che purtroppo si è verificato negli anni passati con tante lamentele anche da parte dei residenti verso cui l'amministrazione deve avere quella giusta attenzione.